Salve a tutti, è la vostra Monia che vi parla. Ed oggi, per il terzo podcast del ciclo, Damnatio Memorie, vi racconterò del poeta ungherese Attila József. Un caso di vittoria sull'oblio, dopo avervi esposto lo sfortunato destino spettato a Giuseppe Giusti, e quello, travagliato ma infine trionfante, del Marchese de Sade. Potete riascoltare entrambi gli audio sul sito, stilus.altervista.org. L'11 aprile, in Ungheria si festeggia la giornata della poesia. Attila József nacque lo stesso giorno, nel 1905. Eppure la scoperta della grandezza letteraria di József è legata piuttosto al suicidio avvenuto nel 1937 e alla pubblicazione postuma, nel 1938, di tutte le sue poesie a cura della redazione della rivista La Bella Parola, di cui fu uno dei redattori fondatori. József fu una delle voci più originali della letteratura socialista degli anni 30. La sua rappresenta una delle più alte produzioni in seno alla poesia moderna ungherese, già rinnovata a inizio secolo da Endre-Ady e dai grandi della rivista, Nyugat. In vita venne a lungo ritenuto un poeta anarchico e ribelle. Poi un poeta militante nel Partito Comunista clandestino. Alla fine, fu trattato alla stregua di un poeta pazzo, o persino d'un traditore che aveva rinunciato alla lotta di classe optando per La Bella Parola. Solo dopo la sua tragica scomparsa, il movimento operaio e gli stessi compagni che pochi anni prima lo avevano espulso dal partito, cominciarono a innalzare la sua opera bandiera dell'arte rivoluzionaria. Benché la politica culturale ungherese degli anni 50 e 60 si limitasse quasi unicamente a citarne i versi proletari, disinteressato al periodo 1933-37, quello della maturità poetica di Attila József, in cui egli si fece interprete del nuovo fenomeno dell'estraneazione sociale, e divenne uno dei primi e maggiori rappresentanti dell'esistenzialismo letterario. Nato da una famiglia del sottoproletariato di Budapest, restò presto orfano. Tuttavia ricevette una buona educazione grazie a uno zio avvocato. Studiò all'Università di Szeged, in seguito a Vienna e alla Sorbona, ma senza portare a termine gli studi universitari, preferendo così la vita del letterato libero. All'età di 17 anni, nel 1922, diede alle stampe il suo primo volume, Mendicante di bellezza, con la prefazione del poeta più famoso del tempo, Gyula Jusz, il quale presentò il giovane József come un talento poetico creato da Dio. Anche la rivista del modernismo ungherese, Nyugat, cominciò a pubblicare sue composizioni poetiche, sebbene esse ancora risentissero in modo evidente dei maestri d'inizio secolo. Fu durante i vagabondaggi all'estero che Attila conobbe i movimenti rivoluzionari anarchici e socialisti europei, oltre ad alcuni personaggi dell'emigrazione socialista ungherese, fra i quali l'eminente filosofo György Lukács e lo scrittore Lajos Kaszák. Sotto l'influenza di quest'ultimo, cambiò il proprio stile arrivando anche ad adottare le tecniche e il linguaggio lirico-espressivo delle avanguardie. E, tornato in patria nel 1928, diventò il poeta ufficiale del movimento operaio, integrato nel partito clandestino dei comunisti ungheresi. In quegli anni trasfuse l'istinto giovanile alla ribellione in una poetica di protesta sociale, nei volumi Non sono io a gridare, del 1924, e Non ho né padre, né madre, del 1929. Finché non elaborò un vero e proprio programma artistico-politico-sociale coi volumi Abbatti il capitale, del 1931, e Notte di sobborgo, del 1932. Dopo il periodo d'impronta espressionista e di propaganda politico-sociale, József iniziò a ripiegarsi inesorabilmente su se stesso, scoprendosi una soggettività più profonda e sincera, trovando un senso elegiaco molto più acuto. Tutte cose che determinarono una certa tensione stilistica nei suoi componimenti. Fu con la rielaborazione della raccolta giovanile, Ballo dell'Orso, ultimata nel 1934, che raggiunse la maturità artistica, nonché la fama internazionale. Apparvero chiare a tutti i critici, sia ungheresi sia stranieri, l'originalità e l'elevatezza del suo talento. Non sfuggirono nemmeno al giudizio, assolutamente positivo, di Benedetto Croce. Niente meglio delle stesse parole del poeta saprebbe spiegarci il suo procedimento artistico-filosofico. In una lettera József scrisse: «Io vedo l'esistenza del proletariato informe, tanto nelle poesie, quanto nella vita sociale. Così uno dei miei sentimenti dominanti è l'aridità, il vuoto, e così ho trovato l'immagine più adatta per esprimere questo mio sentimento desolato proprio nel deserto umano delle periferie delle grandi città, coperto da ferrovecchio e da immondizia, in questo paesaggio del tutto disumano delle periferie industriali,
che si fa comprendere solo nell'esistenza assurda del capitalismo moderno. Così non trovo il mio posto nemmeno tra i partiti della sinistra, dove interpretano come contenuto tutto quello che io, nella mia sempre più soffocante solitudine e incomprensione, descrivo nelle mie poesie come forme. Infatti, la rivista dell'emigrazione ungherese di Mosca, Falce e Martello, nel 1931 lo inserì tra i poeti che si orientano verso il fascismo. La rivista della sinistra socialista ungherese di Budapest, Critica Sociale, denunciò il volume Notte di Sobborgo per il suo opportunismo. È ovvio, e non suonerà nuovo alle vostre orecchie, che il filisteismo e la miopia attualistica, il marxismo volgarizzato dai dirigenti del movimento non erano adatti a comprendere la portata di una poesia socialista sgorgante dalle profondità di una coscienza esistenziale. Perché Attila Iosef era una mente filosofica originale, che riconobbe l'unilateralità del pensiero socialista della sua epoca. Volle vedere, capire. Volle rispondere alle questioni dell'uomo dei tempi moderni, cioè dell'uomo immerso nel capitalismo e sottomesso alle dittature, utilizzando pienamente in questa ricerca le proprie conoscenze della psicoanalisi freudiana e dell'estetica crociana. È vero che operò per tentativi, le scelte della vita quasi fossero le stazioni di un viaggio verso niente altro che una possibilità, quella di stabilire un rapporto con gli uomini, in un mondo umano. Che il poeta abbia avuto fede in ciò, e nella possibilità di vivere una vita felice, ne danno testimonianza le stupende canzonette d'amore degli anni venti. Allo stesso modo, questi credeva nel cambiamento sociale del mondo. Tale credo non crollerà neanche dopo l'espulsione dal movimento, e neanche durante i difficili anni dell'espansione nazista e del terrore staliniano. La ferma fiducia in un futuro felice dell'umanità resterà caratteristica costante delle grandi canzoni di pace e di umanesimo dei suoi ultimi anni. Eppure, Iosef non aveva illusioni sul proprio destino. Per scelta personale, al momento di entrare nel movimento clandestino, aveva rotto qualsiasi rapporto con la letteratura borghese. Mentre, dopo l'esclusione dall'attività politica, fu una conseguenza non voluta quella di rimanere praticamente tagliato fuori dalla vita letteraria. Ciò almeno sino alla fondazione, nel 1936, della rivista liberale La Bella Parola. Ma a causa dell'aggravarsi di una malattia nevrastenica, non riuscì più a inserirsi nella vita quotidiana. Era senza lavoro, senza veri legami affettivi, nonostante la lunga convivenza con una compagna del movimento. Nella sua sempre più sofferta solitudine, egli cominciò a cercare conforto nei miti, nel mondo infantile, nell'amore per la madre morta, rievocata dalle sedute psicanalitiche, nell'amore per la sua psicanalista Edith, poi, nell'ultimo anno di vita, ormai gravemente malato, per la bellissima Flora, e infine, nella ricerca di Dio e di una fede che potesse confortare la sua anima. Tutti tentativi che purtroppo riuscirono vani. All'età di 32 anni sceglierà di morire, per non finire come schizofrenico in un ospedale psichiatrico. La poesia, Infine ho ritrovato la mia patria, scritta alcune ore prima del suicidio, dimostra che non si trattò di un gesto folle, bensì di un atto consapevole dell'assurdità della vita. È un fatto che Attila Iosef sintetizzò quasi tutte le componenti delle grandi tendenze poetiche e letterarie del primo Novecento ungherese. Si espresse in un linguaggio cristallino, moderno e insieme classico, dunque, oggi per noi rappresenta una vera sintesi del modernismo ungherese. Malgrado la formazione socialista, la sua poesia è troppo complessa per essere etichettata o sfruttata a scopi politici. Cosa c'entra, chiederete allora, la damnatio memoriae con Iosef? Con uno dei poeti più immersi nella nuova alienazione, con quell'uomo nella cui sintesi poetica trovano espressione i tre grandi indirizzi filosofici d'inizio Novecento, il socialismo, il freudismo, l'esistenzialismo. Tristan Tzara poté rispondere collocandolo fra i poeti assassinati, dall'epoca, e Miklos Radnoti disse: la morte di Attila Iosef è stata una morte naturale, tanto naturale come fu quella di Petofi sul campo di battaglia a Segesvar. Con questo è tutto. Vi do appuntamento al prossimo mese. Un grande abbraccio!